Siamo con Lorenzo De Geri, centrocampista della Gian Erminio. Oggi la Gianna è stata battuta dal Livorno in casa, si può dire che è stata tutta un'altra partita rispetto a quella dell'andata, la picchi? Sì, è stata una partita diversa, secondo me siamo partiti bene nel primo tempo e poi dopo che abbiamo subito il gol abbiamo perso di compattezza. Ecco, adesso al prossimo turno c'è l'Alessandra, quindi dovrete imboccarvi le maniche per approfondirla. Ormai tutte le partite sono così, non si può mollare mai, bisogna sempre rimanere concentrati e affrontare tutte le partite come se fossero finali. Ecco, vedendo il lato positivo della medaglia, diciamo che nonostante questa sconfitta siete ancora settimi, quindi il vostro obiettivo rimane nei playoff. Il nostro obiettivo rimane fare bene queste ultime partite come lo è sempre stato. Dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo da ogni singola partita. Le tue sensazioni invece dopo il tuo centesimo gol, che era la tua centesima presenza, scusami, qui alla Gianna? Avrei preferito che finisse in maniera diversa questa in casa. È andata così, alla fine quello è un mini traguardo, poi dopo è sempre una cosa, un obiettivo di metà cammino, poi dopo c'è sempre qualcosa, c'è sempre da fare in più, c'è sempre da continuare a lavorare, c'è sempre da mettere mattoni su mattoni. Perfetto, grazie mille. Grazie.